Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Nello scorso episodio abbiamo attraversato tutto il percorso 214 e siamo giunti a Pratopoli. Abbiamo anche visitato il ristorante 7 stelle e anche un hotel nel quale non avevano più camere per farci alloggiare, ma chi se ne avvantaggia sinceramente. Quindi oggi affrontiamo assolutamente la palestra e i tre starter sono giunti alle loro forme finali. Wow, sono davvero carico, non vedo l'ora di affrontare la palestra. Aspetta però, dovrei andare a curarmi. Perché il mio baneri ha dei danni? Ok, entriamo e affrontiamo Obar, il distruttore. Beh, il capo palestra Omar il distruttore, intendo. È un esperto di Pokémon tipo acqua. È proprio del fegato se cerchi di battere Pokémon di tipo acqua con Pokémon di tipo fuoco o terra. Ma fai pure quello che credi. Forza, vai a lottare un po'. Oh, che ti è successo, amico? Sono così cinico. Ok, le vie sono bloccate, quindi dobbiamo battere, beh, quasi tutti gli allenatori. Non proprio tutti. Se uno sta un pochino più attento... Ecco, tipo adesso io potrei skippare lui. Ma non lo farò. Li devo affrontare tutti se voglio livellare e vedere anche tutti i Pokémon della regione di Sinnoh. Anche se ci penserei capo palestra a mostrarmene uno che ancora non ho visto. Wow, accidenti, ma lo sai che sei anche più forte del capo palestra? Grazie, piccoletto. Non me lo aspettavo, ma ok. Quindi ora devo premere questo pulsante. Anche se non posso comunque usare Surf. Ma siamo appunto di prima. E dunque quel pulsante no, mi fa tornare appunto di prima. Quindi devo premere questo. Ecco, ora posso andare qui. E poi qua. Il capo palestra sta lì. Quindi devo premere questo, vero? Ho dalla mia la straordinaria forza dell'acqua. Sicuro di poterci battere? Ma io ci provo a batterti. Poi se ci riesco tanto meglio. Ma solo un Pokémon hai, che pallone. Barboch. Boh, guarda un po'. Ovviamente contro Barboch bisogna fare attacchi che sono di tipo... Che non sono di tipo elettro, perché è tipo terra. Non è la sua forma evoluta che è di tipo terra, Whiscash, ma proprio lui direttamente. Ed infatti me lo sono scordato. Tra l'altro ho i pini in squadra per quale motivo? Giustamente non posso usare il box nella palestra. Ci mancherebbe altro anche. Quindi è giusto così. Vabbè, facciamo una cosa piuttosto veloce. Ho allenato i miei Pokémon in ogni parte del mondo. E questa è la palestra in cui ho scelto di restare. Ti daremo del filo da torcere, vedrai. Vediamo un po' che Pokémon c'è allora, caro. È il marinaio Alberico. Chi era Alberico? Sì, forse era uno dei prof di cucina. I tempi che più ricordo con gioia, se proprio vogliamo definirla gioia, delle scuola, è quando andavo alle medie. Più o meno. Diciamo che alle superiori non mi sono mai piaciute per niente. Abbiamo anche un Azurill da affrontare che però, essendo di tipo normale, non riceve un danno super efficace. Ah, però sei forte anche tu allora. Scusami. Scusami se ho giocato a Pokémon per tutta la vita e quindi conosco debolezze e resistenze, sai. La cosa più bella del look di Sinnoh è lo zaino bianco. Bianco. Tendente al grigio. Un grigio perla, forse. È bello. Anche questa sciarpina. È bella, eh. Ci sta. Però prima o poi comprerò quel look che volevo comprare. Lo comprerò prima di andare a Nevepoli. Per motivi che il nome spiega chiaramente. Diciamo che 50.000 in quel momento non mi andava di spenderli per un completo, quindi li spenderò fra un po'. Dopo la palestra di Fanny, che sarà appunto la prossima. Non nel prossimo episodio, credo. Non lo so, devo vedere un attimino come stanno messe le situazioni. Però in questo, oltre alla palestra, farò anche la palude. Mint al 35, non credo che si evolverà. Non a questo livello. No, infatti. E allora andiamo... No, bisogna premere questo pulsante, giusto? E premere questo. Che la fa abbassare del tutto. E ci permette di andare di qua. Opla. E questo qui è l'ultimo marinaio da affrontare. Il mio stile di lotta è come il mare in tempesta.
si abbatte sul nemico e lo trascina via. Il mare, ragazzi, il mare dà e il mare prende. È un detto che credo valga in tutta Italia. Faccio lottare un po' anche Mint, almeno gioca un po', si diverte, fa più amicizia con l'allenatore. Se avessi Calmarella, che non ricordo minimamente dove si prende, potrei farlo evolvere prima. Ma oramai ci siamo quasi. Portando la spasso si fa in maniera molto veloce comunque. Abbiamo sconfitto anche Ivan Marinaio, o Evan. Altro che mare in tempesta, qui c'è camma piatta. Bonaccia. Fascia di Bonaccia. E ci siamo, ragazzi, eccoci qui. Omar e il Destructor. Pronto, zio? Vai. Guardalo. Salve, raramente mi sfida qualcuno. Hai di fronte a te il glorioso capo palestra di Pratopoli. Sì, sono Omar il Distruttore. I miei Pokémon sono stati temprati da bianche acque burrascose. Resisteranno a qualsiasi tuo attacco e ti trascineranno a fondo. Vinceremo noi, non c'è dubbio. Forza, iniziamo subito! Che occhi che era addosso, mamma mia. Facciamo un cenno di intesa, sì, Vux, va bene. Questa è l'intesa. Beh, ovviamente non era un brutto colpo, è ovvio. Era troppo, era palese che andasse KO con Scintilla. Un 4x più stab, un 6x le abbiamo fatto, un totale. Quagsire! Ma andiamo... No, Nugo non mi obbedisce! Ma cavolo! Ero talmente preso dal typing che dico... Andiamo Nugo, a foglie lame e via! No, non ci stavo a pensare per niente che non obbedisce. Vabbè. Ci proviamo. Sì, Nugo! Grande! Bravo Tato! Bravo Tatone! Così mi piaci! Flozzle, cambio, rimettiamo Vux. Che poi Vux è femmina, è una leonessa. Quella criniera, questa è speciale. Quanto è bello però il Pokémon Luxray. Wow, però che bella mossa. Lo so, caro. Lo so benissimo. Flozzle pure è un altro po' di quei Pokémon che vanno sempre in tutti i team di Sinnoh. Every Sinnoh team ever. Oddio, con Invertivolt sì, gioco proprio, gioco partite incontro. Brutto colpo! Ce ne passa, Flozzle andava KO comunque. O è quello che voglio solo sentire? No, andava KO comunque, ci voglio credere. Strano che non abbia fatto acquaggetto però Flozzle. Che bello il braccio distrutto lì, un Lego pare, un Lego. Wow, ormai è finita. Sì, caro, è finita proprio. In 4-4-8. Sembra che la corrente mi abbia risucchiato. Ma mi sono divertito a lottare con te. Tieni, te la sei proprio guadagnata. La medaglia Acquitrino da Omar. Con la medaglia Acquitrino puoi usare la mossa MN Scaccia Bruma con i Pokécron. E questo è un premio speciale da parte mia per la tua fortissima squadra. I bolli, sai che non ci ho fatto caso per niente a bolli? L'MT55, che roba è? Acqua di sale? Beh, è forte acqua di sale. Raddoppia il danno inflitto ai bersagli a cui è rimasta a meno della metà dei PS. Utile per vincere in un baleno. Qualche altro consiglio? Ogni allenatore ha un suo stile per lottare e per vincere. Vuoi sapere come lotto io? Io lotto con l'intenzione di divertirmi, sia che vinca, sia che perda. Io l'ultima volta che ho lottato davvero, parlando di VGC, quindi per davvero, da qui appunto la frase, ho lottato in Heart Gold e Soul Silver in quarta gen, nonostante la quinta fosse già alle porte, e a dire il vero ho lottato anche in quinta gen,
Ma l'ultima davvero l'ho fatta Sol Gold e Sol Silver nel 2010, in quinta gen, perché in Giappone era già uscito Pokémon Bianco e Nero, quindi giocavo lì. E niente, diciamo che ho lasciato da vincitore. Però, cosa si fa adesso? Andiamo a farci un giro alla zona paludosa, no? Ok, qui si possono vedere anche i Pokémon che appaiono. Vediamo un po'. Quaggo. Golduck, che comunque sia. È bello Golduck, è un K fighissimo. Bibarel. E Bidoof. Sono tutti quanti uguali, vero? No, ma meno male. Wooper, Meryl, Azuril, Starly e un altro Meryl. Faccio un ultimo tentativo co con questo. Se trovo un certo Pokémon esulto. Meryl, Bibarel, Psyduck e un altro Bidoof. Badio. No. Se non sbaglio, in certe condizioni atmosferiche o per qualche strana congettura astrale dovrebbe apparire Carnivine. Mi sembra che varino da in base ai giorni o in base all'orario, una cosa del genere. Prendiamo il Velotrama allora. Voglio andare un attimino a esplorare la zona. Bisogna pagare? Oh, uffa! Paghiamo 500. Quanti soldi fate voi al giorno? Con 500 oggi, 500 domani, eh? Forza, forza, in campagna andiamo avanti e indietro, noi facciamo! Oh, vuoi usare Velotram per andare. Puoi usare Velotram per andare in giro. Ah, l'MT Scacciabruma! Possiamo usarla anche come mossa MN, quindi non devo insegnarla a nessuno, meno male. E meno male. Wow, sono nella palude e ci compaiono i Pokémon selvatici. Bibarel, wow! Guarda però che sfondo! Lo sporchiamo con il fango? Mamma mia. Ok, oh, cazzato nero. Ma più. Via. Andiamocene via. Voglio esplorare. Oh, cavoli. Ah, non serve surf, meno male. Anti-paralysis. Ok. Ma così a caso! Stavo premendo a caso un Xino pazzo? Come su Dark Souls faccio le X pazze? Ma dai! Che botta di culo! Io sono il ricerca strumenti umano! Fatemi da parte! No, vabbè, alcune volte in Pokémon proprio è palese quando trovi degli strumenti nascosti. Tipo il rosso fuoco e verde foglia, le bacche sono una stupidaggine da trovare. Proprio il gioco te le fa vedere chiare e tonde in mappa, perché sono nascoste in quel gioco. Invece se vuoi prendere devi fare pigliabacche con Dodrio a Second Isola, se non sbaglio ci sono i minigiochi, non ricordo di preciso. L'ho fatto i minigiochi ovviamente in compagnia, ma è molto difficile trovare qualcuno che ai tempi giocasse nella mia zona. Eravamo in due a giocare a Pokémon. C'erano altri ragazzini, ma erano, diciamo, altolocati. Quindi non si abbassavano a giocare con della plebaia come noi. Troviamo anche un barattolo di Mini. E tu come ti chiami? Se getti le cibo e Pokémon sono più facili da catturare, però una volta mangiato non sono propensi a scappare. È un bel rompicapo. Vabbè. Chiamiamo il tram. Dove vorresti andare? Area 2. Ciao! Pronti, partenza e via! Velotrammo, wow! Che bellezze! Allora, possiamo prendere le Pokéballs nascoste? Chissà come ci si arriva là. Ah, di qua, è facile allora. C'è un'ombrellina qui, sporchiamola col fango. Penso che qui si trovino Pokémon sempre diversi. Beh, sì, è vero. Che contiene la Poképalla? Una Megapalla. Cosa?
Non ci credo! Carnivine, subito! Ma che botta di culo! No! Carnivine, devi... Questo è difficile da prendere. Da trovare. La terza è quella buona. Third time the charm, giusto? Ok, sta ancora all'er... Carnivine, guarda, no, non guardo, sento solo. Sono... scaramantico? No! Funziona! Funziona! Incredibile! Carnivine, Pokémon insettivoro. Attira le prede con il dolce aroma emanato dalla saliva e poi le ingoia. Impiega un giorno per mangiare una preda. Boh, buono. No, che aggiunge la squadra. No, 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 io voglio levarli dalla squadra, calmati. Sarebbe stato poetico se lui fosse stato l'ultimo Pokémon che dovevo prendere per la squadra, ma non lo è. È un peccato. Tempo scaduto, fine del gioco Safari. E vabbè, dai, bene o male ho visitato tutto quanto quello che volevo visitare. Magari poi ci tornerò per conto mio. Che oggetti ci sono, però? Vabbè, nell'area 6 c'è solo scacciabruma di interessante. Nell'area 5 nulla di che, 4 neanche. Nella 3 c'è la pietra foglia, ma ne trovi in grande quantità nei sotterranei. L'area 2 che ha una lastra fiele e l'area 1 che ha una caramella rara. Ecco, queste magari sono le aree più importanti da visitare, ma... no, non preferisco... Vabbè, ve l'ho detto a voce, così magari... ve lo dico a voce, così magari sapete dove prenderle. Quindi area 2 e area 3, le aree più importanti. Terminiamo l'episodio con una nota agrodolce. Carnivine. Guarda che roba. Vola. T'ha posto? Arrossisce. Questo è quello più raro, se credo, da trovare. Mangia la testa ricercatore. Ti prego, mangia la testa ricercatore. Sì, ce l'ho fatta. Ok. Ragazzi, ragazze e amici non binari, qui termina questo episodio. Stupendo, non mi aspettavo di trovare Carnivine. Non che volessi trovarlo a tutti i costi, lo ripeto, ma sono contento di averlo trovato. Lo porto in squadra tanto perché è bello. Me lo porto dietro per un po'. E Baneri si evolverà quando sarà il momento, in questo caso. Io come sempre però vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione il link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, fateci un pensierino e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!